la parola a Salvatore Palermo, che è rappresentante dell'Associazione Universitaria Mundial. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Ringrazio sia tutti gli studenti che gli ospiti della Lori e per quelle che si sono prestati per questo tuo giorno. Innanzitutto volevo, già Giulia ha inizialmente sottolineato qual è il nostro spirito di collaborazione e le motivazioni principali dell'iniziativa. Io sono qui per parlarvi di un'altra cosa. Questo ciclo di seminari è un piccolo esempio di quello che noi stiamo cercando di realizzare anche della nostra terra. Stiamo cercando di come naturale contribuzione della comunità giovanile Cronos, che è finanziata e partecipata dall'Agenzia Nazionale dei Giovani, di creare un centro di studi, ricerca e formazione per i nostri giovani laureati e laureandi. Il nostro centro studi si baserà principalmente sulle collaborazioni che andremo ad porre in essere con le diverse realtà che esistono e lavorano sul territorio, ad esempio l'UGL, ad esempio il Votare, ad esempio Fare Verde, ma saranno anche delle collaborazioni con divise in forum tematici. Forum tematici che avranno ognuna un referente che per essere referente bisogna avere almeno bisogna lavorare almeno una volta in campo internazionale, e il centro studi nasce proprio per evitare quella che è tragica ma comunque reale fuga di cervelli dalle nostre terre. Purtroppo le giovani si formano, si crescono e poi per tanti motivi come il lavoro, come succede nel nostro corso di laurea, magari anche per la difficoltà di aprire un corso di specialistica, devono andarsene fuori, mancano poi i riferimenti, mancano i giovani che si impegnano sul territorio, che mettono a disposizione le proprie energie, le proprie idee, le proprie competenze, e dal nostro territorio sviluppa molto meno di quanto potrebbe realmente farlo. Quindi abbiamo pensato di creare questo centro studi per valorizzare tutti i giovani che oggi si stanno laureando e formando per la nostra terra, e proprio per mantenere un solido vincolo per il territorio, anche se vanno a lavorare al fuori, anche se vanno a studiare fuori, mantenere un solido vincolo per il nostro territorio. Questo è quello che stiamo cercando di fare, quello che cercheremo di mandare avanti, sperando anche che tutti, compreso l'UGL, tutti quelli che oggi lavorano con noi, ci stiano vicini, ci continuano a dare una mano, e soprattutto per noi giovani, perché si parla da sempre tanto di politica giovanile, di politica di sviluppo, politica per i giovani, politica di dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. La principale politica giovanile che si può fare, la possiamo fare per i giovani. Cioè le nostre idee di sviluppo della nostra terra non possono venire più da chi ormai è da 50 anni, 60 anni che parte da fine alle cose senza riuscirci. Devono venire da tutte le giovani idee che noi possiamo esprimere. Sia per la vivacità degli eventi universitari, sia perché comunque ci sono idee più fresche, nuove conoscenze, nuove tecnologie, nuove cose.